presentarvi un piccolo libretto che ho appena finito, che esce adesso dalle stampe. Si chiama Un anno straordinario, il giubileo spiegato ai ragazzi. E siamo in piena attesa del giubileo e bisogna prepararsi anche capendo un pochettino che cosa succede. Mi ha preparato questo libretto spiegato ai ragazzi, ma io sono del parere che quando una cosa la capiscono i ragazzi la capiscono anche gli adulti. Quindi sicuramente piacerà anche ai grandi e servirà per aiutare anche i ragazzi più giovani a entrare nel giubileo e nella ricchezza di questo giubileo. È molto semplice, anzitutto beh, graficamente colorato, vivace, un rapporto tra immagini e colori e scritte tra, non so, 40 e 60, ecco, lo faccio vedere, molto semplice, con una serie di vignette molto simpatiche di un nostro disegnatore fumettista che si chiama Roberto Benotti. È molto semplice, parte dall'idea in generale, un pochettino di riassunto storico e poi soprattutto il significato vero, il tema centrale di questo giubileo, che è l'anno della misericordia, essere misericordiosi come il Padre, capire che cosa vuol dire che Gesù è il volto della misericordia del Padre e che anche noi dobbiamo imparare a guardare il mondo con gli occhi misericordiosi del Padre. E poi incominciano alcune cose, i passi da fare, le parole da dire. I passi da fare sono quello che riguarda soprattutto il pellegrinaggio, le parole da dire, perché si parla di una confessione. Oggi come fare bene una confessione? E qua lo spieghiamo molto velocemente, ma nello stesso tempo con un linguaggio adatto ai ragazzi. Poi c'è la pena da cancellare. Una delle grandi parole che si sentiranno sarà proprio il senso dell'indulgenza, che anche se ha fatto discutere tanto nei secoli passati, in realtà ha una verità profondissima dentro, che è il senso proprio della Chiesa, il senso della nostra unione con i santi e con tutti quanti quelli che compongono il grande popolo di Dio. Poi ci sono le porte da aprire, abbiamo scelto appunto sempre uno stesso leitmotiv, le porte da aprire, i passi da fare, eccetera, eccetera. La Porta Santa sarà un momento bellissimo, per i giovani ci sarà il giubileo dei giovani a Roma, come non andarci, noi ci saremo di sicuro. Poi abbiamo le azioni da compiere e sono le opere di misericordia, una novità quasi. L'antichità ha sempre parlato di opere di misericordia, sembravano un pochettino cose obsolete, invece tornano nella loro attualità. Spiegate semplicemente qualche idea per colpire la fantasia dei ragazzi, anzitutto, per emozionarli su queste novità. Infine, le icone da contemplare, Maria. Maria come grande madre di misericordia, come invochiamo nelle parole del Magnificat, nelle parole del Salve Regina. E poi Santa Faustina Kowalska, un altro grande esempio della misericordia. Alla fine c'è una piccola appendice che però ritengo molto bella e utile. Le preghiere fondamentali, il credo, che viene recitato per l'indulgenza, le preghiere fondamentali del buon cristiano, la preghiera per il giubileo scritta dal Papa Francesco, bellissima. E infine, un buon esame di coscienza, semplice, con le parole adatte da usare per i ragazzi, con le parole che potrebbero servire anche per noi per fare un buon esame di coscienza e vivere bene questa misericordia che ci attende, che aspetta solo di abbracciarsi. Grazie a tutti, ciao, comprate il nostro libro e mettete mi piace al video.